Lucci, questa mattina ha interrogato il governo regionale su una serie di affidamenti, di consulenze che sono state date da Tua per quanto riguarda la comunicazione. Qual è stata la risposta del governo regionale? È un disastro, sono risposte che confermano il disastro del trasporto pubblico abruzzese. Noi abbiamo chiesto per tempo e da tempo una commissione d'inchiesta per indagare verso quelle che a nostro avviso sono larghe inefficienze e si dimostra anche da questa interrogazione. Hanno fatto consulenze, consulenze d'oro, mentre tagliano dappertutto, i mezzi rimangono fermi, e studenti, lavoratori, pendolari restano a piedi, peraltro in innumerevoli e per innumerevoli disagi. Noi abbiamo chiesto oggi che ci fosse chiarezza su una consulenza di comunicazione di 225.000 euro su inviti a nove società, ha risposto una sola società. Abbiamo chiesto inoltre chiarezza sulla nomina di un consiglio di amministrazione che avviene in questo modo. C'è un membro del consiglio di amministrazione che il giorno prima vince un incarico, il giorno dopo si dimette e si dimette in questo modo la maggioranza dei consiglieri, consentendo a nostro avviso in modo illegittimo a questo governo regionale di riformulare il consiglio di amministrazione. Ecco perché davvero non c'è chiarezza. Da un lato i cittadini pagano le inefficienze, dall'altro ci sono le consulenze d'oro e a nostro avviso alcune pesanti illegittimità anche nella formazione del CDA, è tutta una questione di nomine, di rimborsi, di consulenze e di scarsa efficienza. La commissione d'inchiesta è sempre più urgente.